benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare un super video recensione. Mi era mancato veramente tantissimo registrare un video assaggio e oggi andremo a provare 4 creme proteiche ed è anche da tantissimo tempo che non proviamo nuovi gusti, nuove creme proteiche. Ovviamente ho acquistato tutto sul sito di AS Food e come sempre vi lascio il mio codice sconto che è Giulia010. Per qualsiasi cosa potete scrivermi anche su Instagram, mi trovate come GiuliaMiFit, per consigli, per qualsiasi altra cosa, seguitemi anche lì. Oppure se non avete Instagram, volete consigli, scrivetemi tutto giù nei commenti, così che io vi rispondo. Allora, sono un po' indecisa, sono usciti 4 nuovi gusti del marchio Max Protein. Sapete che io adoro la Max Protein, principalmente adoro le loro farine d'avena aromatizzate, sono veramente pazzesche. Il gusto comunque rimane comunque nella cottura, la consistenza pazzesca, comunque le amo. E amo anche i simili Oreo, io li chiamo così. Sono fenomenali, specialmente questo cioccolato bianco che, non so se non sbaglio, su AS Food sono disponibili. Allora, è uscita la linea Whatta Fudge della Max Protein, cioè la crema il pack, ne vogliamo parlare? Ovviamente sempre parliamo di una crema proteica. No, ma è veramente meravigliosa. Mi piace questa cosa che nonostante sia comunque 250 grammi, il barattolino sia piccolino, perché a volte veramente per 250 grammi o anche di meno fanno quei barattolini super ingombranti. Ovviamente, vabbè, di plastica, non è di vetro. E vi dico i valori per 100 grammi. Per 100 grammi ha 505,6 calorie, 33,90 grammi di grassi, carboidrati 39,15, poi zuccheri 10,9, polioli 28,65, proteine 22,44. Il gusto è a cioccolato bianco e loro dicono tipo, come stava scritto, tipo confetti colorati, vabbè, alla fine simile M&M's, però più Smarties, ecco. Io ho una capa caldo perché pensate che fuori sta piovendo. Oddio, ovviamente dopo ve la faccio vedere anche nel dettaglio. È arrivato il momento di assaggiare. Il cioccolato bianco non si sente tanto, non si sente quel bel cioccolato bianco, però è buonissima perché mi ricorda molto tipo le barrette, quelle là proteiche, torta di compleanno, che hanno tipo gli strati rosa con tutti quei corallini sopra, ecco, però allo stesso tempo mi dà anche quella sensazione di quei dolci di solito che si mangiano la mattina, tipo quei dolci secchi che ha solo quell'aroma all'interno di limone, arancia, ecco, non so perché, ma associo questo gusto a quel tipo di dolce, quei dolci tipo secchi, però che è buonissima. Ovviamente io l'ho mangiata assoluta, ma questo su un pancake o proprio su una fettina di dolce spaziale. Ovviamente io non voglio soffermarmi, ma voglio andare avanti per fare poi una mia classifica generale, però devo dire che come gusto molto buono. Ok, forse non è un gusto wow, super particolare, però devo dire la verità che è un gusto nuovo per me. Di solito, cioè, mi aspettavo sì di sentire il cioccolato bianco, invece mi ha sorpreso perché il cioccolato bianco non si sente tanto, i diciamo simili Smarties all'interno si sentono, però ti lascia proprio quel retrogusto dolce piacevole. Ok, io direi di bere e di andare avanti con un gusto abbastanza semplice, bon croccante, cioè, ma la bellezza, quindi suppongo nocciola con all'interno i pezzettini tipo granola di nocciola. Allora, i valori per 100 grammi ha 526 calorie, 38,98 grammi di grassi, carboidrati 32,50, zucchero 6,42, fibre 7,13, proteine 17,20, quindi è leggermente meno proteico rispetto all'altro gusto. Però, secondo me, è molto buono. Oddio, raga, fortunatamente non mi sono sporcata, è andata a finire tutto a terra. Però non mi sono sporcata!
Allora, forse la qualità della nocciola del cioccolato non mi fa tanto impazzire. Avendo provato comunque tante di quelle creme proteiche, non mi fa tanto impazzire, ecco. Però mi piace la combinazione che hanno utilizzato proprio nel cereale all'interno, tipo un po' di granella di nocciola, perché alla fine pezzi di nocciola, granella di nocciola, alla fine è buona. Però posso dire che questo gusto non è tra i miei preferiti, ecco. Molto buono, cioè sicuramente accompagnato su un pancake, sarà una bomba, un po' sciolto, pancake caldo, adoro. Quindi è sicuramente una bomba, però sinceramente non mi fa dire wow. Ecco, tipo tra già questo e l'altro gusto, preferisco l'altro gusto. Ok, allora io direi, qua mi devo tipo fare, devo fare ancora più attenzione a non buttarmelo completamente addosso perché ovviamente c'è l'olio sopra. Questo qui, cocco, cioccolato bianco e cocco. Ho grandi aspettative, sapete che io sono un amante delle creme proteiche al cioccolato bianco, i valori siamo sempre lì, oh. Quindi adesso non parlo e faccio attenzione a non rovesciarmelo addosso. Consistenza sempre cremosa, vellutata, ecco. Questa specialmente ha una consistenza molto più vellutata rispetto alle altre due. Mi lascia sempre quel retrogusto di dolce, cioè proprio no di dolce come sapore, proprio di un dolce, però non mi viene in mente a quale dolce assomigliano, però non mi viene in mente proprio il nome del dolce. Il cocco non mi fa impazzire, anche perché io il cocco non lo sento tanto, sento sempre questo retrogusto dolce, ma che comunque alla fine non ti fa sentire il retrogusto del sapore vero e proprio, quindi cocco si sente, ma non tanto. Sì, sento le scaglie, però se vi dovessi dire che vi lascia quel retrogusto di cocco, no, non ve lo lascia. Molto buono, ovviamente, ci sta la consistenza, mi piace molto, però come se i sapori non si sentissero tanto. Sì, mi lascia quel retrogusto di dolce, ma non sento molto il cioccolato bianco, non sento molto il cocco. Io direi di provare l'ultimo e poi vi faccio un po' la mia classifica generale. L'ultimo gusto si ispira un po' al Kinder Bueno White, quindi io suppongo che sia ovviamente cioccolato bianco in nocciola. Eccolo qua. Il pack è bellissimo, ho grandi aspettative. Eccolo qua. Vediamo un po'. Andiamo avanti alla cosa principale, quindi di assaggiare il prodotto. Sento sempre la stessa base. Non lo so. Non mi dice niente come sapore, ecco. Ho già individuato le mie due creme preferite. Non lo so, raga. Non lo so, veramente. Non mi lascia. Il pack mi ispira tantissimo, quindi a primo impatto, oh mio Dio, cioè i pack sono veramente qualcosa di bellissimo. Si vede che sono stati comunque studiati nel dettaglio e mi dispiace, però la pecca è proprio il sapore, ecco. Tipo in questo caso, ok, io mi aspetto di sentire comunque al Denut la nocciola. Ovviamente io non mi sento non voglio sentire un sapore di nocciola, 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 anche perché stiamo parlando comunque di un prodotto proteico e quindi ci sta. E poi i prodotti proteici sono sempre difficili da trovare comunque anche una giusta combinazione e mi dispiace, non mi sento però di bocciare queste creme,
però mi sento di fare una categoria come ho sempre fatto, una selezione di creme. Buona, però secondo me, ok, non sono un'esperta nel settore, però posso dire che da acquirente posso dare il mio parere, diciamo che forse sono anche un pochino da rivedere, proprio secondo me da rivedere proprio l'ingrediente principale, perché ecco, io acquisto una crema, comunque stavo dicendo. Prendiamo ad esempio questa qui che è Hazelnut White Cream. Io ecco, mi aspetto di sentire comunque il retrogusto di nocciola, invece io, dopo aver provato comunque tutte e quattro le creme, posso dire che fondamentalmente io sento sempre lo stesso retrogusto. E quindi questa per me diciamo è un po' una pecca. E quindi ci sta, però mi aspetto un po' comunque quella marcia in più di sentire almeno il sapore di ciò che comunque io ho acquistato, Hazelnut White Cream. Allora io mi aspetto di sentire comunque quel gusto, almeno quel retrogusto, e sinceramente questa cosa un po' così, ma quindi ecco, forse c'è proprio da rivedere un po' gli ingredienti principali. Almeno io parlo da acquirente, parlo da una persona che adora fare video recensioni e che ho provato veramente in 2 anni a questa parte tante di quelle creme che ormai un po' di esperienza penso di avercela, almeno a livello di sapore. Poi ovviamente sono sempre gusti personali e ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole. Allora, la mia classifica, ovviamente primo posto mi sento di mettere questa qui, che sarebbe cioccolato bianco, loro le chiamano con i bottoni, con bottoni. Poi secondo posto bonbon, terzo posto cioccolato bianco e cocco e quarto posto Hazelnut White Cream. E nulla, questa è stata la mia classifica. Fatemi sapere se voi avete già provato queste creme oppure se avete intenzione di acquistare queste creme, quale vi piacerebbe provare. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ah, un'altra cosa che ci tenevo a dirvi. Se vi siete perse il vlog, perché sicuramente uscirà prima di questo video, andatelo a vedere perché abbiamo fatto insieme lo spacchettamento del pacco di AS Food. E nulla, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!